Sono Antonello Vidini, vi parlo ora dell'imaging, dopo chirurgia e radioterapia. Buonasera a tutti, grazie al dottor Olivetti per l'invito e al professor Maroldi che già mi aveva coinvolto in questa relazione a Brescia nel 2003. Non so se gli è piaciuta oppure la testa la difficoltà non è riuscita a trovare qualcun altro. Allora, queste sono le tecniche di imaging che abbiamo a disposizione nel follow-up dei tumori della laringe e dell'ipofaringe. Oggi all'imaging morfologico si è affiancato sempre più frequentemente l'imaging metabolico, prima con la PET, poi con la PET-TC, di cui si parlerà successivamente. E come ha detto stamattina il dottor Farina, cominciano a essere riportate in letteratura esperienze con tecniche di imaging che conosciamo bene nello studio dei tumori cerebrali, ad esempio, quali l'RM di diffusione, la TC o l'RM di perfusione. Quali sono le problematiche che andiamo ad affrontare nel follow-up di questi pazienti? Sicuramente il primo problema è la nuova anatomia, quindi la necessità di conoscere il tipo di intervento. Questi pazienti eseguono radioterapia o in prima istanza o dopo l'intervento chirurgico, quindi l'edema postattinico, si aggiunge la fibrosi ipervascolarizzata, la fibrosi matura e la recidiva. L'imaging morfologico, RM o TC, noi come esperienza di istituto preferiamo utilizzare la risonanza magnetica. La risonanza magnetica naturalmente laddove è possibile, perché questi pazienti spesso non sono collaboranti e questo soprattutto, come vedremo successivamente, per la multiparametricità del segnale. Naturalmente TC multistrato con ricostruzioni multiplanari nel caso in cui non possiamo ricorrere alla risonanza magnetica. Come ha detto già il professor Camaglioni, oggi la tendenza è quella di non fare la laringectomia totale, ma di riservare la laringectomia totale ai casi di insuccesso dopo trattamento chemio e radioterapico, per cui si cerca una chirurgia di tipo ricostruttivo. Qui vi ho elencato un po' di quelli che sono i principali interventi della laringe. Nel nostro istituto vedo che i nostri chirurghi usano la laringectomia sopra cricoidea con cricoioidopessia. Questi sono un po' i punti critici a cui noi dobbiamo rispondere per mettere nelle condizioni il chirurgo di fare pure questo tipo di intervento, dove viene asportata buona parte della laringe, la cricoide viene suturata all'orsoioide, questo è il pezzo chirurgico e questo è quello che noi andiamo a vedere con la TC nel post chirurgico. Vedete chiaramente come la cricoide sia suturata all'osso ioide, conservando o ambedue le aritenoidi oppure una sola delle due aritenoidi. E questo è il quadro di risonanza magnetica. Vedete la pessia tra l'osso ioide e la cricoide. La cricoide ha una posizione abbastanza alta, generalmente tra C4 e C5, e questo paziente aveva anche questa formazione che era un piccolo laringocele. Invece la laringectomia sopra cricoidea con cricoioido e epiglottopessia, viene conservata l'epiglottide, il concetto è uguale, la sutura pessia, cioè tra la cricoide e l'osso ioide. Questa è la ricostruzione multiplanare che appunto documenta la pessia e la presenza dell'epiglottide. Nelle neoplasie ipofaringee, l'abbiamo appena sentito dal dottor Di Giulio, queste neoplasie sono spesso diagnosticate in fase avanzata e quindi, al contrario di quanto succede per le neoplasie della laringe, necessitano di interventi demolitivi e ricostruttivi. Quindi si ricorre a un'ipofaringolaringettomia con ricostruzione con lembi microvascolari, pedoncolati o viscerali. Questo è un caso vecchio ho fatto fatica un po' a cercarlo perché il tumore era molto piccolo, di emifaringo e emilaringettomia in cui c'è la resezione del seno piriforme e dell'emilaringe omologa. Questo è il quadro di RM e questo è il quadro endoscopico. Questa invece è una neoplasia dell'ipofaringe che interessa la cartilagine tiroidea, supera la cartilagine stessa, ipofaringolaringettomia con ricostruzione con lembo radiale. Questo è il lembo radiale e questo è la risonanza magnetica postoperatoria, e qui vedete in assiale viene documentata bene la tubulizzazione del lembo radiale. Neoplasia molto più estesa, qui siamo ipofaringe ed esofago cervicale, in questo caso è stato eseguito un ipofaringo esofagettomia segmentaria con una trasposizione di ansa digiunale. La risonanza magnetica documenta molto bene in questa sequenza spineco-sagittale T1 pesata l'ansa digiunale. Questa è l'assiale e questa è una vecchia angio RM che documentava la pervietà del peduncolo vascolare arterioso. E veniamo all'edema postattinico sottocutaneo e mucoso. Sappiamo che è correlato alla dose di radioterapia.
L'edema post-attinico è un problema perché rende difficile quella che è la valutazione endoscopica, ma può anche a noi mascherare, soprattutto quando viene utilizzata la TC, piccole recidive, in particolare per l'ipofaringe. Queste sono sequenze fat suppresse, vedete come si vede bene l'edema sia, diciamo, nel tessuto adiposo sottocutaneo, sia qui a livello delle pliche, aree epiglottiche. Dopo 6-24 mesi vi è una riduzione per una neoangiogenesi capillare linfatica e per un aumento della reazione fibrosa. Veniamo a provare la fibrosi ipervascolarizzata. Generalmente nei primi 6 mesi, diciamo, è un messo può porre, io direi pone problemi di diagnosi differenziale con recidive, in quanto le caratteristiche di segnali in RM sono assolutamente sovrapponibili a quelli di una recidiva, quindi per intensità in T2 nelle sequenze FAT suppresse, potenziamento dopo mezzo di contrasto. Non so se qui ci potrà essere d'aiuto la BTC, noi abbiamo cominciato a fare qualche caso, ve ne farò vedere uno successivamente, oppure bisogna ricorrere alla biopsia. In ogni caso il follow up deve essere stretto. Questo è un vecchio paziente con una neoplasia dell'ipofaringe retrocricoideo, nelle sequenze FAT suppresse vedete l'edema, ma c'è anche questo tessuto che si è sviluppato, è stato necessario seguire una tracheotomia. Questo è il follow up a 4 mesi dopo aver fatto le biopsie negative, che già documenta come c'è una riduzione di questa quota tessutale. Nel follow up a distanza è stato negativo. Questo è un caso più recente, paziente operato per un carcinoma della laringe, cricoioidopessia, radioterapia 64 Gray conclusa a dicembre 2005, questo a maggio 2006, il primo controllo a 5 mesi, vedete questa area ovalare che mostra potenziamento dopo somministrazione in mezzo di contrasto, un po' di disomogeneità, nelle sequenze T2 iperintensità di segnale. Allora, mentre prima avevamo fatto la biopsia, oggi abbiamo fatto la PET-TC, la PET-TC è risultata negativa, questo ci ha un po' incoraggiato e quindi abbiamo deciso di fare follow up. In effetti nel follow up vedete c'è una riduzione di questa quota tissutale e soprattutto il segnale nelle sequenze T2 pesate comincia a cambiare, abbiamo un basso segnale se persiste il potenziamento, e questo è il controllo a marzo 2007 che documenta appunto un'ulteriore riduzione di questa quota tissutale, l'ipointensità in T2 e l'enhancement diventa sempre minore, era in effetti una fibrosi in esito post chirurgico e post attinico. Per quanto riguarda la fibrosi matura, il segnale è un po' più incoraggiante perché abbiamo un basso segnale in T2 nelle sequenze FAT suppresse con assenza di potenziamento dopo infusione in mezzo di contrasto. Questo era un paziente operato in un'altra sede, ha fatto un'escissione laser per questa formazione che avevano ritenuto probabilmente benigna, invece si trattava di un carcinoma, il paziente ha poi sviluppato una piccola recidiva vista addirittura ecograficamente, non ho le immagini, comunque è stato sottoposto a chemio e radioterapia. Questo è il quadro di RM, area di alterato segnale con segnale molto basso in T2 nelle sequenze FAT suppressed, scarso potenziamento dopo infusione di MTC, in questo caso fibrosi postattinica confermata anche da una PET-TC negativa, e probabilmente il chirurgo non si era molto fidato, ha fatto ugualmente delle biopsie entrambe appunto negative. E le sequenze FAT suppressed poi ci aiutano molto nella fibrosi matura perché, come vedete in questa neoplasia della plica aria epiglottica, questo è il controllo a 8 mesi, questo è l'edema postattinico, quindi elevato segnale in queste sequenze, ma questa area di alterato segnale marcatamente ipointensa in queste sequenze con scarso potenziamento dopo mezzo di contrasto possiamo considerarla come un'area appunto di fibrosi. E veniamo alle recidive. Il professor Camaioli praticamente ci ha semidistrutto su questo campo illustrandoci quel lavoro di percentuali molto basse, e la recidiva è un problema, chiaramente non in questo caso dove è una recidiva, diciamo così, classica, elevato segnale nelle sequenze FAT suppressed in T2, potenziamento dopo somministrazione in mezzo di contrasto, come ha detto il dottor Farina stamattina si può aggiungere in questo caso una valutazione dinamica. Ma perché la recidiva ci crea problemi? Perché spesso non si presenta come un tumor bulky o come una lesione ulcerativa, ma spesso appare nascosta in un'area di marcato edema su una mucosa che è intatta ed edematosa, ed inoltre, come ha detto il professor Camaioli, può essere multifocale. Questo comporta una difficoltà nella valutazione endoscopica e non ci aiuta neanche la clinica, perché i sintomi possono essere sovrapponibili sia per esiti post-radioterapici sia per recidiva. Questo lavoro l'ha già illustrato ampiamente il dottor Camaioli. Questo è un caso
recentemente studiato in istituto, delle sequenze, le sequenze fat suppresse in questo caso invece ci hanno creato qualche problema, elevato edema, quindi elevata intensità di segnale, però nelle sequenze spineco con dinamiche vedete questa area di presa di contrasto a livello dell'ipofaringe retroclicoideo, a livello della parete posteriore dell'ipofaringe, area metabolicamente attiva, conferma di recidiva chirurgica. Ed anche nelle recidive, oggi i chirurghi ci chiedono se c'è lo spazio per fare una laringectomia ricostruttiva, naturalmente non in un caso di questo genere, dove l'unica possibilità è quella della laringectomia totale, per cui i quesiti a cui siamo chiamati a rispondere sono un po' quelli della stadiazione, cioè osso ioide, spazio tiroide epiglottico, cartilagine tiroidea e cricoidea, articolazione crico-aritenoidea, spazio ipoglottico. Forse un po' meno in questi casi la commissione anteriore, che ha un'importanza forse maggiore nelle resezioni laser. Questo è un caso di un paziente con una neoplasia glottico-sovraglottica trattata con chemioradioterapia a 16 mesi dalla fine del trattamento. Il paziente ha questa area di ipodensità a livello del piano glottico e sovraglottico, sospetto per una recidiva, fa una biopsia, quindi conferma di recidiva, a questo punto la laringectomia totale o la laringectomia ricostruttiva. Lo spazio preepiglottico e l'osso ioide non sono infiltrati, la cartilagine tiroidea non è superata, la cartilagine aritenoidea di sinistra non è interessata, quindi l'articolazione non è interessata. L'unico dubbio ci lasciava questa sclerosi della cartilagine cricoidea, questo spessimento mucoso, non c'è estensione dello spazio ipoglottico, il chirurgo si è fidato, ha fatto una laringectomia ricostruttiva di recupero, in effetti poi immagini di resezione all'esame istologico definitivo sono risultati indenni e attualmente il paziente è in follow up negativo. Quindi nei trattamenti chemioradioterapici o di radioterapia esclusiva noi utilizziamo risonanza magnetica a cui stiamo cominciando ad affiancare la PET-TC. Nei trattamenti chemioterapici invece induttivi utilizziamo la risonanza magnetica. Qui gli oncologi ci chiedono di valutare la risposta generalmente dopo 3 cicli di chemioterapia, quando completa o supera il 50% il paziente consolida il trattamento con una chemioradioterapia, se è incompleta invece va alla chirurgia. Questo è un caso di una grossolana neoplasia dell'ipofaringe, si estendeva anche all'orofaringe, questo è il controllo alla fine del trattamento, vedete c'è questa area prevalente di basso segnale con scarso potenziamento che poteva far pensare alla fibrosi, ma nell'ambito di questa fibrosi c'è quest'area di elevato segnale nelle sequenze FAT suppresse del T2, soprattutto c'è potenziamento dopo infusione di MDC, allora abbiamo consigliato di eseguire una biopsia, in effetti la biopsia era positiva, il paziente ha fatto una laringectomia allargata alla base della lingua. E questa era una paziente giovane che non voleva la laringectomia totale di prima istanza, corda una grossa neoplasia glottica sovraglottica. Qui è il controllo a 2 mesi dalla fine del trattamento chemioterapico che documenta una sensibile riduzione di questa neoplasia con una remissione completa dopo chemioradioterapia a 12 mesi. Questo è il controllo a 24 mesi, il quadro appare completamente cambiato, abbiamo quest'area di alterato segnale che interessa il piano cordale bilateralmente, questo è edema postattinico, potenziamento dopo infusione di mezzo di contrasto, la paziente è stata costretta ad una laringectomia totale. E questo invece è un carcinoma dell'ipofaringe retroclicoideo dell'esofago cervicale, anche in questo caso TC e RM documentano molto bene la lesione, trattamento chemioradioterapico con risposta, vedete, completa. Il paziente poi nel follow up sviluppa questa recidiva probabilmente al limite del campo della radioterapia, il chirurgo non vuole rimetterci le mani perché appunto ha eseguito già una radioterapia e quindi insomma ha problemi. Per cui la proposta è di un ulteriore trattamento chemioterapico per valutare se anche questa recidiva è chemiosensibile. La sorpresa è stata di una riduzione netta della neoplasia, permane questa iperintensità di segnale del lume esofageo con un enhancement dopo somministrazione di gadolinio. Su questo per noi è difficile con il solo imaging morfologico dire se si tratta di residuo oppure se si tratta di un esito del trattamento, qui la PET-TC ci aiuta, c'è area metabolicamente attiva, le biopsie endoscopia ci dicono che c'è ancora tumore e il paziente segue una radioterapia. Per quanto riguarda il discorso della radionecrosi cartilaginea, vado veloce, e in questo caso
con imaging morfologico la diagnosi differenziale penso sia pressoché impossibile. Vedete questo caso, c'è tutto questo tessuto con collasso completo della cartilagine in cui c'era sia condroradionecrosi sia recidiva, per cui ecco anche in questo caso non so se con altre metodiche come l'imaging metabolico ci possono aiutare in questa diagnosi differenziale. E alla fine volevo concludere con il discorso dei linfonodi. Abbiamo sentito le neoplasie delle lipofaringe molto spesso si presentano grosse tumefazioni linfonodali a fronte di piccoli T, per cui siamo chiamati a dare una risposta anche per quanto riguarda il linfonodo. I criteri, naturalmente quando scompare il linfonodo patologico, diciamo, siamo relativamente tranquilli, riduzione dimensionale o morfologia. Qui abbiamo classificato questo linfonodo residuo dopo trattamento chemioradioterapico come un linfonodo patologico. La sorpresa dello svuotamento è che il linfonodo era necrotico in assenza di cellule neoplastiche vitali. Quindi il linfonodo può essere rotondo di dimensioni aumentate ma necrotico e con assenza di cellule neoplastiche. Allora abbiamo disegnato uno studio, abbiamo fatto circa 20 pazienti in cui abbiamo posto a confronto l'immagine morfologica, ecografico e di risonanza con la PET-TC e con il dato poi patologico dopo lo svuotamento. Quindi oltre a morfologia e dimensioni abbiamo cominciato a considerare intensità di segnali in RM. I nostri patologi ci hanno detto che quando c'è il linfonodo con segnale elevato in T1, basso in T2 nelle sequenze FAT suppresse ci può essere necrosi caseosa, soprattutto se c'è poi assenza di potenziamento dopo mezzo di contrasto, e poi c'è la valutazione PET-TC. Questo è sicuramente un linfonodo patologico, vedete elevato segnale in T2 e nelle sequenze FAT suppresse potenziamento dopo MDC, captazione patologica alla PET-TC e conforto istologico. Questa invece è una grossolana neoplasia, è una grossolana tumefazione linfonodale ampiamente necrotica, in realtà in un paziente con un TX, questo è il quadro ecografico post-trattamento, questo invece è il quadro di risonanza magnetica, segnale medio-basso nelle sequenze T2 e FAT suppressa ed assenza di potenziamento dopo infusione di MDC, PET-TC negativa e in effetti anche all'esame patologico era un PN0. In questo caso invece vedete la presenza di questo linfonodo rotondo con potenziamento dopo infusione di MDC, residuo di questa grossa tumefazione linfonodale per questa relativamente piccola lesione del seno piriforme. Abbiamo considerato il linfonodo patologico, in questo caso la PET-TC era negativa e invece all'esame poi appunto patologico il linfonodo era sì necrotico ma c'erano cellule neoplastiche vitali. Infine le ultime due diapositive per ricordatevi che c'è un altro problema che i nostri chirurghi ci chiedono sempre, cioè quando valutiamo questi pazienti, il rapporto con le strutture vascolari e quindi con la carotide. Il criterio che diagnostico di invasione lo conoscete tutti, questo è un lavoro storico del 95, è quando la lesione circonda il vaso per 270 gradi. Qui non abbiamo nessun problema a dire che la carotide non è infiltrata ed in effetti c'è stata una conferma di assenza di infiltrazione vascolare all'esame, poi alla chirurgia. Questo invece è un residuo linfonodale dopo trattamento chemioradioterapico, questo è il controllo pre-chemioradioterapia, la PET-TC anche in questo caso ci dice che il tessuto residuo è metabolicamente attivo, abbiamo considerato qui la carotide infiltrata da questo appunto residuo linfonodale, questo è l'angio-RM, ed in effetti la carotide all'intervento era infiltrata, per cui è stato necessario eseguire una resezione segmentaria con angioplastica, con vena giugulare esterna e questo è il controllo post-chirurgico con una TC. Concludo, le mie conclusioni sono quelle solo di fare attenzione di avere una stretta collaborazione tra tutte quelle figure professionali che seguono il paziente. Noi siamo fortunati perché abbiamo settimanalmente ci riuniamo tutti quanti per discutere i casi e questo sicuramente mi ha aiutato molto poi nel valutare appunto i radiogrammi dei pazienti. Un grazie ai colleghi della divisione di otorinolaringoiatria e chirurgia maxillofacciale dell'Istituto Regina Ehlert per la stesura dei materiali della relazione ed a voi tutti per l'attenzione.